cioè nel senso è stata dichiarata, sono fatta questa dichiarazione abbastanza infelice, definendoci un qualcosa di superfluo. Certo, faremo il cibo, le parole del Premier Conte sabato scorso, che individuavano nelle palestre uno dei punti di probabile contagio, è stato smentito dai fatti, ma soprattutto non vogliamo che sia, non vogliamo diventare una scusante, un segnale per le altre attività. È esattamente il contrario. Le palestre sono l'unico posto sicuro, perché nelle palestre la regola vige come una legge assoluta. Siamo stati rigorosi da quando abbiamo potuto riprendere le attività, seguendo le regole che ci sono state date, perché comunque ci è stato impedito di lavorare a contatto, dove l'arte marziale è la parte fondamentale, ma ci siamo adattati perché possiamo fare questa cosa. Abbiamo avuto una grande risposta, noi lavoriamo tantissimo con i bambini, con i giovani, ed è fondamentale questo. Noi diamo cultura, lo sport, le discipline di qualsiasi genere sono paragonabili alla scuola, cioè tu togli la scuola e lo sport e togli la cultura a un paese. Abbiamo per tutti noi a vedere il capitale della pandemia, perché non può. Chiudere è una sconfitta, fondamentalmente noi la vediamo in questo senso. Anche noi facciamo tra l'altro discipline marziali tradizionali, quindi non portiamo le persone sul ring, il piacere di praticare è esclusivamente finalizzato al benessere. Siamo famiglie che non hanno lavoro sostanzialmente, quindi abbiamo anche investito dei soldi e del tempo, delle strutture chiuse senza un motivo valido. Non si dà ascolto a qualcosa che dovrebbe essere impartito in ogni dove: lo sport è salute. E noi stiamo diventando matti, perché non stiamo più pensando alla salute, stiamo solamente pensando a degli interessi. Tutti pensano solamente a fare soldi. Noi qui siamo, oggi siamo qui presenti per dire a tutti quanti: signori, prima o poi tutti dobbiamo andare in palestra, dobbiamo fare un'attività sportiva. Ecco, non uccideteci, non ci fate chiudere. E soprattutto nella palestra è speranza di vita, oltre che salute. Quindi chiudere le palestre vuol dire chiudere la speranza alla vita stessa.